Sì, buongiorno, mi chiamo Antonello, vengo da Seregno, sono qua a partecipare a questa manifestazione ciclistica. Ho scoperto guardando internet e a me piace partecipare a tutte queste manifestazioni. Ho fatto anche quella del 2 giugno a Seregno. Mi piace la bicicletta, mi piace la natura, il posto è bello, sta uscendo anche il sole e sono arrivato primo. Buongiorno, siamo di Saronno, abbiamo visto pubblicizzata questa iniziativa sui cartelloni apposti all'ingresso del Parco Lura e abbiamo pensato di aderire perché ci sembra una cosa molto interessante passare una giornata in mezzo alla natura in bicicletta, che è un mezzo di trasporto sicuramente ecologico e divertente. Sono di Saronno e mi ha fatto molto piacere aderire a questa iniziativa. Non so se ce la farò, è un anno e mezzo circa che non vado su una bici per problemi di schiena. Oggi ci provo e spero di farcela insieme a tutti gli altri. Oggi siamo alla prima edizione di Rabici, una giornata dedicata al mondo della bicicletta, e fra pochi minuti partirà Vivi Bici. Ecco qua, quindi un percorso attraverso il Parco dell'Ura che ci condurrà a Lomazzo, dove incontreremo amici che arrivano invece dalla zona del Comasco, e poi tutti insieme raggiungeremo di nuovo Saronno per tutte le attività che si svolgeranno in piazza e nelle vie del centro. Abbiamo anche un pranzo del ciclista e quindi possiamo passare veramente una giornata in compagnia all'insegna di una modalità di movimento in città e fuori, in campagna, che è super ecologica. Stiamo per partire, Viva Bici 2012, andremo verso Lomazzo, immagina Lomazzo dove c'è la festa che ci aspetta, e poi ritorneremo qua. La strada è abbastanza dura, ma penso che ce la faremo. Ciao da Massimiliano D'Urso. Buongiorno, la prima edizione di Vivi Bici, cioè vivere la bicicletta, essere protagonisti attivi di questo magnifico sport, attività ricreativa e soprattutto attività di mobilità alternativa. La bicicletta va utilizzata tutti i giorni con qualsiasi tempo. La bicicletta non si rovina mai usandola, anche se piove, si rovina se la si lascia in cantina ad arrugginire.
Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Galli e sono l'ideatore con altre persone del sito www.rabici.com, che è un nuovo portale dedicato alla cultura della bicicletta. Noi ci occupiamo soprattutto di design, innovazione, tendenze, oggetti curiosi e di mobilità. Rabici.com è un sito che nasce soprattutto per il ciclista urbano e per diffondere la cultura della bicicletta, dell'uso in città, perché secondo noi la rivoluzione per avere città migliori parte proprio dai pedali, quindi dalla possibilità di avere città con meno auto, con più ciclisti. Ci sono innumerevoli vantaggi, dall'inquinamento, alla socialità, alla facilità di trovare il parcheggio. Con il nostro sito abbiamo organizzato questa fiera, che è il primo esperimento a Saronno, che si chiama Rabici in città, e abbiamo deciso di portare tutta la realtà della bicicletta, quindi abbiamo sia aziende e negozianti nel Corso Italia, invece qua in Piazza Libertà abbiamo enti e associazioni, in modo tale da avere uno sguardo a 360 gradi sul mondo della bici, che secondo noi è da quello che si vede in giro nel mondo, è un mondo in grande espansione. In Italia ancora non c'è, diciamo, una cultura del ciclista urbano, c'è più una cultura del ciclista sportivo, perché sappiamo benissimo il Giro d'Italia, tantissime squadre, corridori, mentre nelle città ancora la bici è vista un po' come un mezzo di serie B. Abbiamo ancora città soprattutto per le auto e non per le biciclette. Quello che vogliamo fare noi oggi qua con Rabici in città è quello di sensibilizzare le persone, in questo caso i saronnesi, all'uso della bici, in modo tale che anche l'amministrazione si renda conto di quanto la bicicletta sia importante. La gente deve chiedere città per le biciclette, quindi piste ciclabili, rastrelliere, spazi sicuri, in modo tale da potersi prendere lo spazio urbano in cui andare con la bicicletta. A questo proposito abbiamo organizzato questa mattina la biciclettata Vivi Bici 2012 in collaborazione con Uomo e Territorio per Natura e Legambiente, Legambiente Onlus di Saronno, a cui hanno partecipato centinaia di persone. Abbiamo fatto l'andata al Parco dell'Ura e al ritorno siamo scesi lungo la statale da Lomazzo a Saronno. Adesso tra una mezz'oretta arriveranno quelli della biciclettata e faremo un flash mob sulla sicurezza, vedrete poi le immagini. Il nostro intento con questo evento è quello di porre la sicurezza del ciclista al centro dell'attenzione delle persone, perché molte persone non usano la bici non perché sono pigre, ma perché hanno paura, hanno paura degli incidenti, hanno paura delle auto, hanno paura che le rubino. E allora noi dobbiamo fare in modo che questa cosa cambi, che le città siano sicure, che le bici si possano usare, e quindi cerchiamo di sensibilizzare le persone a questo tipo di cultura. Non è facile, perché cambiare le abitudini personali e culturali è molto difficile, però pian piano si può passare magari da usare l'auto per qualsiasi cosa e iniziare a usare le biciclette. È un modo anche per tenersi in forma, per essere più, come dire, socievoli con le persone, perché si litiga in macchina, mentre in bici ci si saluta. Per cui speriamo che questa giornata sia molto bella. Io ringrazio il comune di Saronno e la provincia di Varese che ci hanno dato il patrocinio, e tutti i ragazzi dello staff di Rabici che ci hanno dato una mano, oltre alle aziende e negozianti che hanno creduto in noi, anche gli enti che hanno partecipato alla giornata di oggi, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, e per il momento devo dire che siamo molto soddisfatti. Venite qua tutti, dobbiamo fare una bella massa canzone, eh? Forza, forza, avanti, 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 con l'ultimo. Siamo arrivati tutti compatti. Siamo tutti? Allora, ci abbiamo i cappelli? Vediamo che ci dia? Siamo pronti? Più sicurezza per i ciclisti, più ciclabili, e città per le bici, per le persone. Dai, dai tutti, dai. Ne abbiamo ancora una trentina, sono qua, venite.
tutti. La prima Viva Bici è andata molto bene, non è stata semplicissima, ma non per tanto il tragitto quanto perché ci siamo resi conto che comunque durante sul lungo il percorso ci sono cioè non è eccezionale dal punto di vista della bicicletta, quindi ci sono se uno dovesse andare in giro con la bicicletta fino all'Omazzo e tornare indietro, ci sono degli impedimenti che potrebbero essere risolti. Comunque ci sono parte delle piste ciclabili e poi parte del percorso sulla strada normale che potrebbe essere migliore di quello che è comunque fattibilissimo come cosa, quindi sia per i campi come abbiamo fatto l'andata, sia per la strada normale. E quindi Viva Bici 2012, un'esperienza molto positiva. Buongiorno, sono Francesco di Cicli Gussino e quest'oggi qui a Rabici presento la mia nuova linea di biciclette. A parte le biciclette classiche da uomo e da donna, abbiamo anche biciclette da trasporto e adesso vi presenterò in breve la bicicletta da corsa. Lo stile che abbiamo voluto dare al nostro modello da corsa è uno stile retro, quindi un telaio in acciaio vecchia maniera con le geometrie del passato e la componentistica nuova, quindi un cambio moderno e un manubrio da crono che conferisce alla bicicletta un'inclinazione in avanti per avere una linea più aerodinamica durante la pedalata. Possiamo trovare anche dei particolari stilistici, quindi il cerchio alto profilo posteriore aerodinamico e una sella in pelle con la linea del passato ma la tecnologia moderna e un nastro in velluto che rende l'impugnatura molto più morbida. Nella nostra linea è presente anche il modello da pista, quindi utilizzabile nei velodromi, quindi tipicamente a scatto fisso, quindi pedalata continua, con un telaio in acciaio sempre geometria vintage e un manubrio con una piega tipica sempre da pista, un drop molto largo e una sella sempre in pelle borchiata che richiama un po' le linee del passato. Allora, ho qui esposte biciclette dell'azienda Canon dell'americana e in questa particolare presentazione vi mostro la Bike On, una bicicletta a tiratura limitata, 99 pezzi in Europa,
dove ha le caratteristiche salienti sono di avere un telaio tutto fatto a mano con carter portante fatto a CNC e sarà assistito da una trasmissione della SRAM dedicata a 9 velocità. La forcella anteriore è la Solo Ultra, praticamente di derivazione della Lefty, con un solo braccio, chiamata Solo, ed ammortizzata con una cartuccia idraulica. Questa bicicletta ha le caratteristiche di essere stata saldata a mano, una tiratura decisamente limitata, con il carter portante, che evita quindi i foderi posteriori di sostegno della ruota dietro. Infatti, se si potrà vedere l'immagine, il carter è unico sulla destra. Monta dischi idraulici con impianti idraulici di freno con dischi da 180 mm e ruote da 26 con coperture Kojak, una bici urban dedicata. E cosa devo dire? La bicicletta ha una garanzia vita sul telaio e è un'opera d'arte. Ecco, questo è quanto. Buongiorno, qui abbiamo la Specialized Shiv TT da cronometro, bicicletta usata dalle squadre ufficiali sponsorizzate da Specialized, per cui il team Astana, il team Saxo Bank, il team Quickstep, Omega Farmalotto, per cui una bicicletta completamente in fibra di carbonio, la curva, le appendici aerodinamiche, il telaio è totalmente in fibra di carbonio come il reggisella, è fatta in modo da poter penetrare al meglio l'aria, avere un'aerodinamica al massimo dell'efficienza, è stata studiata nella galleria del vento, anche i particolari dove va a scaricare la forza dell'aria viene scaricata da queste parti dei forcellini, per cui si ha anche qui uno scarico aerodinamico. C'è una carenatura nella parte della ruota con una codina proprio per evitare qualsiasi turbolenza. È un mezzo estremamente maneggevole nonostante le forme così esasperate, e hanno portato anche a questa bicicletta a vincere il titolo mondiale a cronometro in due categorie, sia nelle donne che nei professionisti. Queste appendici aerodinamiche servono all'atleta per raggiungere il massimo della posizione aerodinamica e il massimo della velocità. In frenata vengono tolte le mani dalle appendici e viene impugnata la leva del freno. Buongiorno, Pensiero Fisso è un'azienda che è specializzata nella vendita di biciclette a scatto fisso. Sono delle biciclette che, come si può vedere, non hanno i rapporti, ma hanno sono single speed, quindi hanno la pedalata diretta con la ruota. Ovviamente queste bici sono convertibili, hanno un doppio mozzo e quindi possono essere convertiti alla pedalata tradizionale. Pensiero Fisso in particolar modo si concentra sulla realizzazione di biciclette a scatto fisso completamente personalizzate, ovvero con la possibilità di colorarle e comporle nei componenti come ciascuno preferisce, secondo il proprio gusto, secondo la propria idea di bicicletta. Come si può vedere anche dal video, la nostra possibilità di colorare, verniciare, anodizzare qualsiasi tipo di componente permette appunto di creare una bicicletta veramente unica per ciascuna persona che sia interessata a un oggetto di questo tipo. La bicicletta quindi hanno un design accattivante, sono un oggetto per noi anche di moda, non soltanto una semplice bicicletta. Ecco, veniteci a trovare sul sito www.pensierofisso.it dove troverete tutte le informazioni e i contatti per realizzare la vostra Pensiero Fisso.